Buonasera e bentornati qua su Fano TV con me Michele e con Tommaso. Siamo già alla 12ª puntata, quindi ormai abbiamo imparato a conoscerci. Vi ricordiamo che è la 12ª puntata per l'appunto, Tommy. Abbiamo fatte tante argomentazioni e come sempre prima di iniziare vi ricordiamo il format di In Salute. In Salute è un progetto che nasce con la mission di educare le persone nelle varie aree della salute a 360 gradi. Infatti Tommy, quanti ospiti abbiamo avuto, di quante cose abbiamo parlato in questi 3 mesi già insieme? Abbiamo svariato dalla psicologia, alimentazione, esercizio fisico, fisioterapia, osteopatia, abbiamo fatto teatro, veramente di tutto. Infatti, ci siamo divertiti. Sempre. Ringraziamo anche gli ospiti che ci hanno dato una mano nella divulgazione del messaggio di vivere bene, vivere più a lungo attraverso uno stato di salute ottimale a 360 gradi. Vi ricordiamo che la puntata ogni volta c'è un'argomentazione specifica. Vi ricordiamo che al termine della puntata ci sarà un quiz e che al numero sovraimpressione potrete mandare le vostre domande che noi riferiremo o a noi stessi se siamo soli o come oggi se c'è un ospite. Esattamente. Quindi io, Tommy, lascio subito la parola a te per continuare l'introduzione di questa bellissima puntata, quindi io aspetto anche le domande, quindi mi raccomando intervenite Come sempre da casa ci tempestano di domande per i nostri ospiti. Io vorrei ringraziare come di consueto il nostro sponsor di questa puntata. Esatto. Ricordiamo che il nostro sponsor di oggi, la puntata, è stata prodotta da Benevier, da un brand d'abbigliamento tutto della nostra provincia di Pesaro che è diffuso sul territorio nazionale anche in Europa, quindi un ragazzo giovanissimo che sta facendo veramente faville del nostro territorio. Quindi lo ringraziamo, Andrea, per la sua partecipazione a questa puntata. Io vorrei ringraziare anche Caterina Michi, sì, che è la vincitrice del quiz della nostra 12ª puntata. Caterina ha già ricevuto il messaggio del team di In Salute con la sua vincita, quindi della consulenza insieme a noi, che può richiedere quando vuole, quindi aspettiamo che Caterina risponda al messaggio che gli abbiamo inviato e siamo finalmente giunti a questa 12ª puntata. Oggi infatti è una puntata tutta estiva. Possiamo dire questo perché questi primi caldi ci hanno fatto subito pensare al bagno, a fare il bagno al mare, alle nostre spiagge fanesi, e quello che vorremmo fare oggi insieme al nostro super ospite, che adesso a breve ve lo presento, è proprio parlare dei rischi legati alla balneazione. Quindi cercare di vivere le proprie vacanze al mare, di vivere le proprie giornate di relax, di ferie, in totale sicurezza, sia per noi più adulti, ma soprattutto anche per il pubblico a casa più piccolo, più giovane, sì, per i nostri bambini, a cui nel corso delle puntate abbiamo dedicato tanta attenzione e anche oggi saranno molto il focus della puntata. Io quindi vorrei ringraziare il nostro super ospite, lo presentiamo, che è Lorenzo Tricarico. Io direi più che benvenuto, bentornato. Grazie. Perché se vi ricordate abbiamo già sviluppato una puntata insieme a Lorenzo, abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quindi una tematica sempre molto affine. Oggi Lorenzo ci divertiamo un po' con un bel cavallo di battaglia. La sicurezza in mare. Già. Argomento tanto discusso, siamo vicino all'estate, quindi è giusto parlare un po' di rischi e pericoli. L'acqua, quando non si conosce, quando si approccia l'acqua, magari l'acqua può nascondere anche dei pericoli, no? Già il fatto di non saper nuotare si espone a un rischio che è quello dell'annegamento. Chi abita sulla costa, magari alcune cose fanno già parte del suo background, per voi anche per tradizione. Magari chi è nato sulla costa conosce bene il significato della bandiera rossa, per intenderci, oppure quando tira il vento da sud-ovest, che poi i venti prendono, è una curiosità, i venti prendono anche il nome dialettale, no? della zona. Qui nel Fanese, se io dico Garbino, lo conoscono tutti il Garbino, per fortuna, perché è un vento che tira in perpendicolare alla costa. Quindi tutto ciò, se io mi metto fronte mare, e vi faccio uno scenario, mi metto fronte mare col vento che mi tira alle spalle, cosa mi devo aspettare? Che questo vento, tutto ciò che incontra il vento, porta a largo. Può portare a largo anche i bagnanti, come dire, che non si accorgono di questo, che ignorano
il pericolo del vento, ma distratti, vogliamo dire i bagnanti distratti che magari, mi permetto di dire, lasciano anche i bambini in questa situazione di pericolo, no? Da soli, con un galleggiante, e immediatamente magari il vento li porta al largo, si trovano in acqua fonda. Quella persona lì o quel bambino lì è una persona che, se non soccorsa in tempi velocissimi, è destinata sicuramente a un grave incidente. Quindi sono tutte cose. Il mare è bello, il sole è bello andare al mare, ma alcune volte il mare stesso, l'ambiente stesso, può diventare un pericolo. E quindi anche con l'aiuto, io dico sempre, dei bagnini salvataggio, degli assistenti bagnanti, è una bella interfaccia. Oggi apro una piccola finestra su questo, perché i bagnini salvataggio sono dei professionisti, come dire, addestrati per gestire soprattutto la prevenzione in acqua, ma se c'è bisogno sono in grado anche di intervenire, di effettuare sia il salvataggio e sia anche le manovre di primo soccorso se necessario. Spero che non servi mai. Oh, bene, visto che già ci siamo addentrati nel discorso, che vedo che fermenta bene questa argomentazione, io vorrei un attimo dire alle persone a casa perché parliamo un pochettino con cognizione di causa di questa materia. Infatti nella presentazione ho omesso che Lorenzo è il direttore della sezione di Fano della Società Nazionale di Salvamento, lo possiamo dire. La Società Nazionale di Salvamento, correggimi se sbaglio Lorenzo, è un ente super autorevole nel nostro territorio, che ha una storia abbastanza importante, abbastanza densa, e diffonde la cultura del soccorso grazie anche degli eventi, no? Grazie anche delle bellissime formazioni, delle bellissime eventi appunto durante la stagione estiva, per divulgare la cultura del mare. Ce ne parli un po'? Non solo, Salvamento ha circa 150 anni, è nata nel 1871, è una società medico-scientifica che forma non solo i bagnini di salvataggio, ma eroga formazione in ambito emergenza, dal laico fino al sanitario, quindi diciamo che i prodotti formativi sono tanti. È chiaro che la formazione principale è quella dei bagnini di salvataggio, che poi noi siamo abituati, sono quelle persone, per chi lo ignora, che hanno la maglietta rossa con la scritta salvataggio, che è una divisa poi tra l'altro, vera e propria, che individua questa figura. Facciamo subito uno spoiler, visto che abbiamo introdotto, fatto una foto, un'immagine che richiama appunto il bagnino di salvataggio. Noi oggi parliamo di appunto prevenzione legati appunto ai rischi della balneazione, e abbiamo l'ospite Lorenzo. Siamo in una città marina, quindi ci sono sempre, chiunque a Fano, dintorni, quindi le zone, andrà al mare se non c'è già andato. I turisti, diciamo che non sono troppo spesso a contatto col mare, sono le persone che generalmente stanno anche più attente rispetto alla persona che vive nel mare, che è più spericolato. Ma parliamo con cognizione di causa, anche perché sia io che Tommaso veniamo da un background in cui nel nostro percorso abbiamo fatto anche noi le stagioni. Siamo stati allievi di Lorenzo e quindi ci siamo formati insieme, quindi abbiamo vissuto insieme tutto quello che... Ormai un po' di anni fa. Sì. Allora mi crea anche un po' di emozione questo, perché adesso vedervi dottori nelle vostre discipline, sicuramente avete fatto un bel percorso, quindi vi faccio in diretta i complimenti e nuovamente i complimenti di questa trasmissione bellissima che parla, come diceva Michele, di salute a tutto tondo. Io continuo a mettere qualche foto così mentre si passa. Abbiamo un po' di file random. Ci sono tante cose da dire. Prima ho visto una bella fotografia, la regia ha mandato una foto, quella di Tommy in maglietta rossa con tanti bambini intorno. Adesso vediamo se riusciamo a rimettere. Se riusciamo, eccola qua. Questa è emblematica, questa foto. Poi c'è anche un bellissimo cane che ci fa capire che il soccorso viene svolto anche dai pelosi, no? Il soccorso in mare è un sistema molto articolare. A capo di tutto ricordo che c'è l'autorità marittima, la guardia costiera, che coordina tutto. Colgo l'occasione per salutare il comandante del porto di Fano. Visto che parliamo di sicurezza, è doveroso fare un saluto all'autorità marittima, perché senza di loro non potrebbe esistere tutto il servizio di salvataggio. Questa è una foto emblematica. La magliettina, vedete, ci sono
sono dei bambini intorno a un cane, intorno ad un'attività che si chiama Papà ti salvo io. Papà ti salvo io è un progetto voluto dal nostro presidente tantissimi anni fa, che parla della, come dire, della sicurezza in mare. L'obiettivo è divulgare il decalogo della sicurezza in mare. Noi utilizziamo, tra virgolette, il bambino come protagonista, no? Creiamo delle vere e proprie situazioni pedagogiche dove cerchiamo di trasferire al bambino le regole da rispettare in mare, con l'obiettivo di poter passare una domenica, una giornata, un'intera estate in tutta tranquillità. Ma la cosa molto bella qual è? Che il bambino è il protagonista attivo, impara le regole e poi le trasferisce al mondo degli adulti. Quando tornerà a casa dirà a papà e mamma, comunque al mondo degli adulti tutto, che quando c'è bandiera rossa è pericoloso fare il mare. Noi sappiamo benissimo, quasi diamo per scontato, no? La bandiera rossa, c'è la bandiera rossa, ma per esperienza e anche analizzando i dati statistici capiamo che spesso viene ignorato questo segnale e spesso non si capisce neanche cosa significa veramente la bandiera rossa. Vedete, bandiera rossa, e a seguire sotto c'è un altro bellissimo segnale che è una bandiera verde, fondo verde col cuore bianco, che sta a indicare che quella postazione di salvataggio è cardioprotetta. Vedete, abbiamo dedicato anche una puntata, certo, sul defibrillatore. Tutto torna nel sistema, la gente per fortuna inizia a riconoscere il segnale di questo strumento salvavita che il bagno di salvataggio conosce molto molto bene, perché poi è abilitato ed è come dire, obbligato anche ad utilizzarlo, perché il bagno di salvataggio, nel caso ci sia bisogno, ricordo a tutti che è una figura di pubblica necessità con obbligo di intervento al pari del sanitario, quindi non si può rifiutare o intervenire in maniera parziale, questo lo faccio e questo no, deve garantire il servizio, una rianimazione o comunque un intervento completo. Quindi questa è emblematica, questa foto della bandiera rossa, che potrebbe indicare due cose importanti: condizioni meteo marine sfavorevoli, quindi il bagnino la issa e dice fondamentalmente attenzione che ci potrebbe essere qualche pericolo. Quindi quando vediamo issata la bandiera rossa facciamola la domanda. Nel dubbio, non sappiamo cos'è, cosa succede, e chiediamo al bagnino di salvataggio. A seguire, sotto, come dicevo prima, sotto la bandiera rossa troviamo quella verde che indica appunto che quella postazione di salvataggio è fornita anche di defibrillatore. Visto che parliamo di postazione, io direi di farla vedere alle persone, no? Da casa abbiamo preparato anche una bella foto, tra l'altro è anche nostra, la foto del nostro litorale fanese. Abbiamo una postazione del bagnino di salvataggio, una torretta allestita, così che le persone possano un attimo capire, no? Da casa di che cosa parliamo. Cosa possiamo dire di questa postazione? È messa bene, dai, possiamo dire che potrebbe funzionare. Io la vedo, a parte quell'ombrellone un po', però la zona d'ombra un po' precaria, però la vedo una postazione abbastanza completa. Lì vedete, se ci fate caso, anche mi rivolgo ai telespettatori, cambia il colore della bandiera, vedete? In questo caso sul pennone della torretta c'è la bandiera bianca, che indica che le condizioni meteo marine sono attive e durante la stagione balneare, quando vediamo attiva vuol dire che è attivo anche il servizio di salvataggio. Cosa significa che è attivo il servizio di salvataggio? Che il bagnino è in postazione, ha l'obbligo di stazionare proprio sulla sua torretta, sulla sua postazione, dalle 10 della mattina fino alle 18 del pomeriggio, in maniera continuata, quindi continuativamente, con una serie di attrezzature. Vedete, in primis risalta molto bene anche per il suo colore il pattino. No? Emblematico anche questo strumento per il bagnino di salvataggio, che è uno degli strumenti che siamo abituati a vedere da tantissimi anni, è anche performante in alcune situazioni, imparzialmente non sostituito ma, come dire, affiancato anche da altri ausili. Chiaramente anche il salvataggio si evolve, no? Ci sono sempre nuovi strumenti, io stesso da anni faccio ricerca e sviluppo proprio in questo ambito. Siamo alla ricerca proprio di nuovi strumenti che servono, come dire, a ottimizzare il servizio e anche ottimizzare il lavoro e semplificare soprattutto in tutta sicurezza il lavoro del bagnino, che è un vero e proprio soccorritore in acqua. Vedete, lì vediamo una tavola SUP,
chi la sa usare in alcune situazioni è interessante, perché raggiunge il pericolante in maniera più veloce rispetto al pattino. È possibile fare il salvataggio, ma chiaramente qui dopo dovremmo aprire la finestra dei costi. Si potrebbe utilizzare anche una moto d'acqua, altri strumenti anche green, no? Io stesso. E qui abbiamo una tua foto con la moto d'acqua. Beh, questa è una foto che ha qualche anno. Questa è molto da Baywatch. Questa è molto da Baywatch. Questa è una foto, se non sbaglio, sul litorale di Senigallia, dove insomma tuttora si contribuisce alla salvaguardia delle persone. Insomma, siamo sempre attivi in questo, con ruoli diversi, ma comunque attivi in prima persona nello sviluppo anche di nuovi piani, nuove tecnologie, formazione nuova per i bagnini di salvataggio. Anzi, ne approfitto di questi minuti per invitare tutti i bagnini di salvataggio, magari chi si è brevettato qualche anno fa, di chiamare la sezione di Fano, perché noi anche gratuitamente mettiamo a disposizione nuovi strumenti, tecnologie, ma soprattutto formazione in ambito sulla salute. Non si scherza, è una competenza professionale che va mantenuta, no? E non si può improvvisare il salvamento, è un'abilità, un'attività che non si può improvvisare e che richiede continuo aggiornamento. Quindi invito tutti i bagnini di salvataggio che si sono brevettati negli anni precedenti di avvicinarsi, visto che siamo poi alle porte, no? della stagione balneare. Siamo arrivati, quindi un refresh anche durante l'inverno di frequentare. Poi c'è un'altra abilità importante dei bagnini, che è il nuoto, no? Un dato è che chi fa il bagnino, non tutti i bagnini d'inverno vanno a nuotare, e quindi è qui dobbiamo... Non tutti i bagnini vengono col buco. Esatto, non tutti i bagnini vengono col buco. E quindi, insomma, anche, come dire, fare un controllo sulla propria forma fisica, farsi una visita, andare in palestra, camminare, svolgere una sana attività sportiva, voi siete i professionisti in questo, comunque aiuta sicuramente, no, a migliorare anche le performance del bagnino di salvataggio. Anche perché molte persone vedono, adesso lancio una, diciamo, diamo valore al bagnino di salvataggio, nel senso che molte persone lo vedono come una figura che sta lì, che fa la stagione per arrotondare, diciamo, e quindi non danno troppo peso a volte anche alle parole che vengono dette appunto dal bagnino, e quindi delle volte anche il bagnante, diciamo, che ascolta poco. Possiamo anche assicurarvi, anche avendolo vissuto sulla nostra pelle, che sicuramente la formazione che c'è dietro è di altissimo valore. È chiaro poi che, come ogni cosa, è la persona poi, come dicevi tu prima, che deve tenersi in forma, deve allenarsi, deve stare soprattutto concentrato nel posto di lavoro, ma soprattutto quando quelle poche volte, fortunatamente, in realtà no, non troppo, dipende dalle occasioni, ma quelle volte che si necessita di un intervento, lì il bagnino deve essere preparato, e le spese poi le fa il bagnante. Quindi è molto importante non sottovalutare il mare, da prima cosa, e la seconda sicuramente ascoltare il bagnino, che comunque è una persona formata ed è un professionista che magari nel locale viene anche sottovalutato. Sottovalutato, no? Perché nell'immaginario collettivo c'è la cinematografia, che io dico sempre ha rovinato un po' la figura del bagnino di salvataggio, no? Cioè il bagnino, come dice, recita proprio il testo, bagnino di salvataggio o assistente bagnante, che sono la stessa cosa, è un professionista abilitato al soccorso. Il bagnino di spiaggia è il factotum, si sa che negli stabilimenti si fa un po' di tutto. Ma è normale, è tipico di questa attività arrivare ad aprile, iniziare a fare i lavori, a tinteggiare, a mettere fuori i tavoli, a pulirli, a innaffiare le piante. Sono tante le attività, e spesso purtroppo questa figura viene, come dicevi appunto tu, come dire, viene un po' screditata. Viene un po' screditata. È anche vero che è un lavoro di grande responsabilità, quindi lodevole, sì, il ragazzo giovane che si iscrive ai corsi e va, come dire, proprio nel vero senso, va a fare il bagnino di salvataggio in spiaggia, perché è un lavoro di grande responsabilità. E purtroppo il purtroppo c'è, perché la stagione è corta. Più si va, tendenzialmente la stagione è molto corta, quindi ci troviamo di fronte al lavoro di grande responsabilità che richiede formazione specifica e dura poco. E soprattutto è da sottolineare, grande responsabilità. Grande responsabilità.
Assolutamente, quindi vedete in questi pochi minuti abbiamo toccato tanti tasti, no? Sicurezza bagnare è una materia molto complessa che riguarda tutti quanti noi, dal bagnante in primis che usufruisce comunque delle spiagge e di tutto il sistema di soccorso che spesso viene, come dire, è un po', lavora quasi nascosto. Come dire, no? Perché una persona è normale, non ci pensa, va al mare, vuole passare una giornata in tutta tranquillità, ma ignora a volte che la stessa spiaggia, lo stesso mare, ripeto, potrebbe diventare un pericolo. E quindi il bagnino, la figura del bagnino è importante perché svolge un ruolo di prevenzione. E laddove c'è bisogno, deve intervenire in tempi celeri. I dati ce lo dimostrano, ce lo certificano, perché dove manca il servizio di salvataggio aumentano gli incidenti, dove c'è il servizio di salvataggio gli incidenti sono pochi. E purtroppo quando poi ci sono gli incidenti in mare sono sempre... Eh sì, perché è a bassa probabilità che accada un incidente, sì. Non è che tutti i giorni il bagnino sta lì a soccorrere, a fare il baywatch, ma quando accade qualcosa in acqua... quasi sempre i risvolti non sono proprio bellissimi, eh? E questo è, quindi occhi aperti non solo i bagnanti ma soprattutto i bagnini che tutto il giorno devono vigilare, e quindi un altro ulteriore richiamo ai bagnini di salvataggio. Comunque adesso poco fa è passata una foto bellissima che io non l'ho vista. Ci tengo particolarmente, erano due bagnine di salvataggio, due ragazze. E su questo penso che potremmo spezzare un po' una lancia, no? Adesso abbiamo parlato proprio della figura del bagnino di salvataggio, di quanto sia cambiata, no? La figura del bagnino di salvataggio nel corso dei decenni, nel corso del tempo, nel corso degli anni, e quanto la figura professionale sia evoluta anche a livello formativo, no? Una volta il bagnino di salvataggio era semplicemente quell'addetto e quella persona che interveniva sull'incidente o che perlomeno andava a cercare di prestare aiuto a una persona. Adesso il bagnino di salvataggio fa molto altro, c'è una parola, no? Che Lorenzo mi ricorda nel corso tempestavi gli allievi, era un tormentone, la parola prevenzione, no? Noi abbiamo parlato in queste puntate di In Salute quasi sempre di prevenzione, no Michi? Sì. Noi in ogni puntata abbiamo dedicato dei minuti alla parola prevenzione, perché in questi anni, nel 2023, fare prevenzione, a prescindere dall'argomento, a prescindere dalla sfaccettatura di quello di cui si parla, è sempre molto l'ago della bilancia, no? E nella sicurezza in mare penso che veramente adesso sia il cardine, cioè la base, la struttura su cui la formazione dei bagnini cresce, no? Assolutamente, assolutamente. La prevenzione è sinonimo di conoscenza. Dico io, non si può fare prevenzione senza conoscere poi l'ambiente di lavoro, no? I rischi dell'ambiente di lavoro. L'ambiente di lavoro del bagnino è appunto la spiaggia o la piscina, lungo chi è abilitato magari anche per i laghi, per i fiumi. Laddove c'è acqua è richiesto comunque un servizio, come dire, specializzato in questo ambito. Questa foto parla da sola. Due ragazze che si sono fatte strada nel tempo in un mestiere, tra virgolette, tipico maschile. E devo dire che le donne sono sempre più brave, non so perché, ma si distinguono proprio dai primi passi della formazione. E specifichiamo, questa è una foto tua, Lorenzo? Cioè questa è una foto fanese? Questa sì, è fatta a Fano, questa è una foto, se ricordo bene, è stata fatta in la Pattino Race, credo, in una gara che dobbiamo riprendere assolutamente, anzi facciamo un piccolo spoiler, la dobbiamo rifare assolutamente, che è una gara dove i bagnini a fine stagione si mi ero inventato questa cosa qualche anno fa. Si confrontavano tutti, perché poi i bagnini di salvataggio, a prescindere da dove si sono formati, hanno spirito di corpo, no? Voglio, adesso mi viene in mente questa parola un po' tipica militare. E quindi in mare non si fa distinzione di sesso, nazionalità e nient'altro. E quindi questa è una bella foto. La rifaremo sicuramente, questa Pattino Race, un momento di incontro di tutti i bagnini, anche di approfondimento, dove si sfidano a colpi di remo. Io non l'ho fatta, questa mi manca. Questa ti manca, adesso sì, la rifacciamo insieme, io e te la facciamo. Nel regolamento abbiamo inserito che non c'è distinzione di tipo di pattino, possono gareggiare tutti in vetroresina e legno,
e quindi più furbi, quelli più acuti, sceglieranno sicuramente il mezzo migliore per vincere. Quelli più navigati, se così si può dire. Molto bene. Allora, abbiamo fatto una bellissima introduzione, una bellissima prima parte in cui abbiamo parlato veramente di tantissimi argomenti. Potremmo stare ore e ore. Sì, 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 potrebbe chiacchierare tanto, anche perché la sentiamo, no? La materia. Al ritorno nella seconda parte sviscereremo un pochettino queste regole di cui abbiamo parlato, quindi per le persone a casa rimanete connessi, perché ci sarà da prendere appunti, no? Anche per i più piccoli a casa. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, torniamo fra poco. Bentornati, dodicesima puntata di In Salute. Oggi parliamo di che cosa, Tommy? Oh, stiamo parlando dei rischi legati alla balneazione, quindi una puntata tutta per questa stagione estiva che ormai è alle porte. Puntata calda. Andiamo velocissimi, perché siamo rimasti un pochino indietro con la tabella di marcia, amici. Ci siamo divertiti a chiacchierare con il nostro ospite, ricordiamo Lorenzo Tricarico, il direttore della sezione di Fano della Società Nazionale di Salvamento. Buonasera a tutti. Quindi chi meglio di lui poteva aiutarci in questa puntata? Lorenzo, io direi di andare avanti, iniziare diamo questo decalogo. Diamo qualcosa di pratico alle persone che ci guardano da casa, quindi parleremo delle 10 abbiamo chiacchierato regole. Tanto, quindi. Sì, però è stato piacevole, quindi penso che sia arrivato anche a chi ci guarda da casa questa chiacchierata, che comunque è sempre molto utile alle persone in prospettiva di questa nuova stagione, appena il tempo ovviamente ce lo permetterà. Allora, io vorrei semplicemente dire, prima di cominciare, che tutte le slide, tutte le immagini che vedranno i nostri telespettatori da casa, correggimi se sbaglio Lorenzo, è un format tutto della Società Nazionale di Salvamento. Infatti ricordiamo l'evento Papà ti salvo io, queste slide sono infatti pensate per un pubblico bambino, quindi per i più piccoli, ma in realtà vanno bene per tutti. Quindi abbiamo utilizzato comunque dei cartoni ed è un linguaggio molto animato per arrivare a un pubblico molto più ampio, quindi che siano più fruibili possibile, e cercheremo anche di spiegarle anche per un pubblico più adulto. Assolutamente sì. Io vedo già la regola numero uno. Partiamo subito con le 10 regole. Quindi mandiamo la prima regola, la regola numero uno, Lorenzo. A lei l'onore di leggere e di spiegarla. La leggo io? Sì, dai. Ci arrivo. Sì. Se non sai nuotare, non entrare in acqua al di sopra della cintura. Qui ci sarebbe da parlare. La frase in maniera sintetica la dice tutta. Io consiglio anche di fare il bagno mai da soli, soprattutto se uno non è in grado di nuotare. Nuotare, fare il bagno e galleggiare sono tre cose completamente diverse. Chi nuota sa galleggiare, sa stare in acqua, sa fare tutto. Quindi stare con l'acqua alla cintura ci protegge. Attenzione, in acqua ci sono dei segnali, delle boe bianche, che indicano il limite delle acque le acque sicure, appunto, e sono posizionate ad una profondità, si chiama la batimetrica, di un metro. Quindi se troviamo proprio prospiciente lì la battigia, questa boa bianca, possiamo stare tranquilli. Quindi sappiamo che abbiamo un metro di profondità. E quindi si invita chi non sa nuotare a stare in questo range, in questo limite, perché poi con un vento di garbino, con un galleggiante, è semplice allontanarsi un po' di più e ci si potrebbe trovare immediatamente in acqua profonda, e se una persona in acqua fonda non sa nuotare è destinata ad essere soccorsa immediatamente. Allora, andiamo avanti quindi. Regola numero due. La regola numero due è abbastanza scontata: non entrare in acqua dopo una prolungata esposizione al sole, anche per evitare degli shock, no? In generale, gli shock termici che possono portare sicuramente in casi più gravi anche a sincope, una sincope è uno svenimento. E quindi se una persona dovesse svenire o perdere i sensi anche temporaneamente in acqua, metterebbe in agitazione un po' tutta la spiaggia e soprattutto il bagnino di salvataggio, direi. Qui comunque possiamo dire, Lorenzo, mi aggancio, questa slide è strettamente correlata con il famoso colpo di calore, no?
che è la stessa, è la stessa cosa fondamentalmente, quindi possiamo anche dire alle persone come gestirlo, anche se dovesse capitare durante l'estate in casa o nei giardini, no? con la quarantena, con il Covid ci siamo abituati anche a prendere il sole nelle nostre case, se dovessimo incombere un colpo di calore, correggimi se sbaglio, la cosa giusta è sempre scaldare le periferie, raffreddare, perdonatemi, le periferie corporee, quindi magari con del ghiaccio, con dell'acqua fredda, i sì, pulsi, se si avverte fronte, già magari un piccolo giramento di testa, qualche brivido così, allora è ora che lasciamo il sole e ci spostiamo all'ombra, sicuramente. Esatto. Questo è. Ok, questa, la regola 3, è molto interessante, avendola anche vissuta, no, da lavoratori, no? da bagnini, quindi Lollo questo... Beh, l'ho anticipato prima, nuota esatto. Sempre in coppia, mai da solo, ma anche se siete professionisti, nuotatori, chi fa la longa, per intenderci, adora, come dire, nuotare fuori dalla zona dei frangenti, perché sta più comodo, nel vero senso della parola, perché il frangente è quell'onda, no? Sotto costa che dà fastidio anche alla nuotata, quindi si spingono... spesso anche oltre le boe rosse. Ricordo a tutti che in mare lo spazio riservato, appunto, come dice la slide, nuota sempre all'interno della zona riservata alla balneazione. Ma che cos'è la zona riservata alla balneazione? È una zona delimitata da boe di colore arancione che si posizionano se ci sono le condizioni, ovviamente, si posizionano a 300 metri in perpendicolare della battigia. All'interno solo i bagnanti ci possono stare, tutte quello che è imbarcazioni a vela o a motore devono stare oltre, e quindi in questa zona qui si garantisce la completa sicurezza dei bagnanti, e poi un raggio d'azione, come dire, consono per i bagnini di salvataggio. Una persona oltre le boe rosse, beh, espone anche il bagnino a un ulteriore rischio, aumenta il rischio anche il bagnino, perché poi di conseguenza si espone anche lui al rischio di oltre le boe rosse, che secondo voi quali potrebbero essere i rischi oltre le boe rosse? Le imbarcazioni stesse. Le imbarcazioni stesse, le difficoltà anche dell'acqua. E poi, non voglio far polemica, però purtroppo c'è una scarsa cultura anche in un minimo di codice della navigazione, considerando anche il fatto che purtroppo in Italia ancora si conducono natando imbarcazioni con motore abbastanza potente senza patente, fino a 40 cavalli, poi senza entrare nei dettagli si possono portare imbarcazioni, quindi si dà in mano un'imbarcazione a una persona. Io questo me lo sono sempre chiesto, che si ignora anche quando va in vacanza delle volte, no? E quindi tranne poi... che la moto d'acqua, però la moto d'acqua richiede la patente nautica, moto per d'acqua fortuna. Non l'ho presa. Però dobbiamo sapere che comunque in mare ci sono persone che non hanno ricevuto una formazione a modo patente, per intenderci, e quindi sicuramente la zona sicura rimane quella riservata alla balneazione. Ecco. Allora, proseguiamo. È importante non nuotare da soli e non esporsi troppo fuori, esatto, troppo a rischio. Regola numero 4. Non continuare a nuotare quando sei stanco. La tecnica che i nuotatori conoscono è quella di riposarsi sul dorso e poi di avviarsi verso la riva. Non bisogna aver paura. Mi rivolgo anche ai nuotatori, anche il nuotatore non è, come dire, escluso dai rischi, perché i dati di epidemiologia del navigamento ci dicono che tantissimi, purtroppo, nuotatori muoiono per il ritorno impedito o perché una crisi, che ne so, un crampo, faccio l'esempio emblematico, ha portato in uno stato d'ansia il nuotatore che si è impensierito nel frattempo, ha preso appieno la difficoltà di non rientro e poi è una persona quella destinata al panico. Il panico in acqua, dal panico all'annegamento il passo è veramente breve, quindi anche il nuotatore è buona norma. Un consiglio che diamo ai nuotatori è quello di nuotare in coppia, anche quelli bravi, soprattutto. Se hai bisogno, non esitare appunto a chiedere aiuto, non allontanarti dalla riva, ma nuota sempre in parallelo alla costa, non in perpendicolare. Le longhe si possono fare in parallelo invece che farle quindi non nuotare verso il largo, verso ma il largo, sì, in parallelo rispetto alla battigia. Nuotare giusto? Verso il largo significa aumentare il rischio di incontrare un'imbarcazione. Poi ricordo che le ordinanze balneari che regolamentano tutte queste attività in mare, compresa anche la nuotata, un nuotatore che, come dire, supera le boe rosse si deve segnalare con una boa, si deve portare a modo cagnolino una boa a modo sub di colore bianco-rosso, è proprio che lo evidenzia.
chi va in mare riconosce quel segnale e quindi sa che deve stare a una distanza di sicurezza dal nuotatore. Purtroppo anche qui si segnala che non tutti i nuotatori adottano questa forma di sicurezza, esattamente. I subacquei devo dire quasi tutti, i subacquei sì. I subacquei sono più bravi. Sono un po' più attenti, è una categoria un po' più attenta che rispetta anche l'ambiente, perché poi l'ambiente che si vive, come tutti gli ambienti che noi viviamo, vanno anche rispettati sotto il profilo ambientale. E questo il bagnino di salvataggio lo sa, alcuni bagnanti sono ancora un po' distratti da queste... Diciamo così, dai, distratti tra virgolette. Ecco, sono un po' distratti. Ok, proseguiamo allora con la regola 5. Evita di tuffarti quando non conosci il fondale. Il fondale può rivelarsi molto pericoloso. In particolare, dicevi Michele, scusami. No, prende molto la categoria giovane questa situazione, o meglio, spesso sono molto i ragazzi incuranti del pericolo da questo punto di vista. Questa slide, Michele, si potrebbe spiegare sia in chiave normativa che in chiave etica. In chiave normativa è vietato salire sugli scogli, proprio appunto perché la bagnazione sulle scogliere è vietata. Anche qui tanti bagnanti ignorano questo divieto perché nessuno o non leggono le ordinanze oppure nessuno glielo dice. Sì. Magari se un bagnante vive lo stabilimento, la concessione balneare dove c'è il bagnino, lì c'è una struttura ben oleata e quindi il bagnante è più informato. Nella spiaggia libera un po' meno, ecco, un po' meno. Diciamo che viene vista un po' come un'attrazione turistica. È un'attrazione turistica. Il fondale può rivelarsi molto pericoloso, soprattutto nelle nostre acque. La costa adriatica, questo tratto di costa adriatica, la tipicità qual è? Il fondo sabbioso. Quando si muove un po' il mare, le acque diventano subito torbide e quindi si fa fatica, non si rende conto della profondità. Se ho un basso fondale, mi tuffo con la testa, sbatto la testa e posso subire delle gravi lesioni alla colonna vertebrale, fino alla morte. Ok, benissimo. Andiamo avanti, Tommy. Quindi regola numero 6. La vuoi leggere tu, Tommy? Vai. No, leggo io, adesso do un po' di cambio. Attento all'apnea, evita l'iperventilazione prima dell'apnea. Questa è una slide bella specifica. Beh, bella, questa forse è un po' da spiegare, nel senso che... Sì, l'iperventilazione è una tecnica... Allora, l'apnea è una disciplina sportiva, premesso che l'apnea è una disciplina sportiva a tutti gli effetti, che non va improvvisata, ecco, prima di tutto. Come il nuoto, come qualsiasi altra disciplina sportiva, occorre conoscere. L'iperventilazione, appunto, e cosa prevede l'apnea? Di stare sotto più tempo possibile. L'iperventilazione, appunto, è una tecnica che utilizzano gli apneisti per stare più a lungo sott'acqua, ma chi non la conosce non la deve assolutamente fare perché potrebbe trovarsi nei guai. È un'operazione che viene fatta sotto stretto controllo, anche medico, l'iperventilazione quando si fanno le grandi gare, no? I grandi record. C'è sempre in superficie un team che è lì pronto, esattamente. L'iperventilazione va a inibire proprio il campanello di allarme. Se io iperventilo, quell'operazione, non so se avete mai visto un apneista fare questo movimento, che mette tante piccole quantità di aria in maniera continuativa per riempire molto di più i polmoni e andare sotto con più aria. Ma questo c'ha questo è il pro, ma è il contro che a un certo punto il fisico non ha più la sete di aria e quindi ci si rimane sotto. E quello è il problema. E soprattutto c'è una formazione dietro, quindi chi è apneista, c'è una formazione, adesso ho semplificato senza entrare nei dettagli, no, dell'iperventilazione. Quindi in buona sintesi estrema, l'iperventilazione la deve fare chi la sa fare, professionista. Ok, andiamo avanti con la regola numero 7, quindi ci avviciniamo a tutte e 10 le regole, la mandiamo immediatamente. Allora, regola numero 7, prendere il sole per la nostra salute è molto importante, ma solo con moderazione. L'esposizione eccessiva provoca malattie alla pelle. Io questa la farei commentare a Michele perché me l'ha chiesta prima. Io sono un grande amante. Lui è un grande amante della tintarella e quindi conosce bene i rischi, vero? Esattamente. Abbiamo invertito le parti. Esattamente, quindi mi raccomando. No, ovviamente chi ama, diciamo, e fortunatamente non tutti, l'esposizione solare
diciamo che ama veramente stare molto sotto il sole, diciamo che sono la parte minima, anche perché diciamo che è caldo, diciamo, semplifichiamola. È importante non esagerare, anche perché può veramente portare problematiche a livello della pelle, ma non solo. Anche serie, tant'è vero che noi consigliamo anche i bagni di salvataggio al primo giorno di lavoro di proteggersi con un cappellino, soprattutto se esponiamo al sole i bambini che sono, si sa, per fortuna, sono più vulnerabili, no? di noi adulti, quindi vanno protetti un po' di più insieme agli anziani, alla categoria anziani, sicuramente cappellino e tanta crema solare, in particolare chi ha una pelle molto chiara, no? Questo è. Bene. Proseguirei con la regola numero 8. Molto facile, già l'abbiamo già parlato sì, abbondantemente già della regola numero 8. Questa è la numero 7, vediamo se la regia l'abbiamo fatta successivo. Insieme. Sì. Allora, bandiera rossa. Le condizioni marine sono pericolose, non entrare in acqua. La bandiera rossa, come detto prima, i fanesi, chi abita sulla costa è un segnale che conosce quindi, molto bene. Bandiera rossa significa onde, vado a fare il bagno. No, soprattutto non significa, esatto. Dice nella concezione generale, a volte sì, onde, bagno. Viene inteso così, soprattutto io assisto i bambini lasciati da soli in questa condizione. I bambini non possono, in qualsiasi condizione meteo, non devono essere lasciate da sole. La bandiera rossa, sicuramente per convenzione si utilizza il rosso in segno proprio di pericolo, tant'è vero che noi ci fermiamo all'incrocio perché c'è il semaforo di colore rosso, quindi già il rosso di deve per far sé pensare. deve far pensare, a prescindere se si conosce oppure no. Va da sé che vedere una bandiera rossa e una bandiera bianca, è palese la differenza tra rossa e bianca, e quindi è una domanda nel dubbio. Io me la farei. Nel dubbio una domanda me la farei, e in piena stagione balneare io mi rivolgerei al bagnino di salvataggio. Anche perché il mare vince sempre, quindi quando il mare è mosso, anche se non è mosso ma ci sono delle correnti particolari, spesso si tende a sottovalutarlo anche da parte dei genitori nei confronti dei bambini, ma il mare vince sempre, quindi serve essere intelligenti prima. L'hai toccato un altro argomento importante, che sempre per statistica, analizzando i dati, il 50% degli interventi, le correnti sono causa del 50% degli interventi dei bagni di salvataggio, perché magari tantissime persone ignorano il fatto che l'acqua che arriva in battigia, l'onda che arriva in battigia in qualche maniera deve ritornare indietro. E quindi ritornando indietro può portare indietro anche le persone. Risucchia. Non in verticale, ma chiaramente in orizzontale. Quindi attenzione alle correnti, che in alcune zone d'Italia, in alcune coste, possono essere molto pericolose, molto forti. Okay? Certo, anche perché poi c'è un dato abbastanza allarmante, no? In Italia abbiamo circa 7500 km di costa, e oltre il 50% della popolazione non sa nuotare. E io dico sempre che abbiamo insegnato a navigare a tutto il mondo con quattro repubbliche marinare, ma il 50% della popolazione, direi peggio, Tommy, non sanno stare a galla. Perché purtroppo, anche questo è un dato triste, in Italia pochissime persone, per tantissimi motivi, si avvicinano, o meglio, si avvicinano al nuoto come disciplina sportiva, ma poi abbandonano, tantissime persone abbandonano, perché nuoto vuol dire sacrificio. E qui chiuderei questa slide, questo argomento, proprio parlando due secondi di quanto sia importante la diffusione della cultura del mare, no? Di queste regole. Fanno TV e la nostra trasmissione è seguita tantissimo anche nell'entroterra, Lorenzo, no? Anche dalla regione Marche è bella anche per questo, no? Perché abbiamo tantissimi paesaggi e tantissimi chilometri sparsi anche nella comunità montana, e ogni ambiente e ogni luogo ha le sue sfaccettature, i suoi pericoli. E chiaramente quando il turista, quando chi viene dall'entroterra
per fare le vacanze al mare, per vivere la propria stagione estiva godendo il mare che abbiamo tutti molto così vicino, chiaramente omette, magari non conosce semplicemente delle pericolosità, i pericoli, anche le segnalazioni come quelle che abbiamo detto adesso. Quindi qualche volta vediamo questi genitori portare emozionati, divertiti, i bimbi a fare il bagno con il moto ondoso formato. Importante, Michele prima diceva, il mare non perdona, il mare vince sempre, perché noi che viviamo qua sulla costa ci siamo passati e abbiamo provato sulla nostra pelle quant'è la forza del mare e quanto è pericoloso. Quindi invitiamo, come dicevi benissimo, a correggimi se sbaglio, a tutti di comunicare il più possibile col bagnino di salvataggio e di prestare tantissima attenzione a questo segnale, alla bandiera rossa, che io dico purtroppo, e magari mi sbilancio, non è un obbligo stare fuori dall'acqua. È semplicemente consigliato e questo è un bel discorso. Sì, non è di bandiera rossa, non è un divieto di balneazione. Esatto. È questo il grande problema, e questo qui è anche discusso tante volte. Quindi consiglia fortemente di non fare la balneazione. Poi c'è da dire anche una cosa, che il bagnino di salvataggio non ha il potere di allontanamento, di vietare appunto l'ingresso in acqua, ma deve stare comunque lì a vigilare per l'incolumità delle persone. Questa slide qui è bellissima perché parla dell'ambiente. L'ambiente è un argomento molto, come dire, in continuo fermento. Ci sono tante norme che insistono sulla tutela dell'ambiente. Io in maniera molto semplice posso dire che bisogna rispettare qualsiasi ambiente come la propria casa. Se noi teniamo la casa pulita, tutto ciò che viviamo, la palestra, la scuola, soprattutto l'ambiente, come dire, esterno, le spiagge, i parchi, i fiumi, i laghi, bisogna rispettarli. Si collega molto bene anche con l'ultima regola, quindi la decima, che è l'ultima. Sì, sono tutte rispetto. Assolutamente, dopo aver scoperto quale meraviglia sono gli animali del mondo sommerso, lasciali vivi e liberi di nuotare nel loro ambiente. Io provengo dalla famiglia anche dei subacquei, tutto ciò si vede ma non si tocca. La regola del sub, il vero sub con etica, guarda, fotografa, rispetto, ma lascia tutto dov'è, nel suo mondo naturale. Bellissimo, io direi di far vedere anche le persone a casa che Salvamento, con Lorenzo infatti ci spiegherà un pochettino questa cosa, ha una sezione ambientale, correggimi se sbaglio, e c'è una bellissima slide in cui vengono raffigurate tutti i vari oggetti di plastica, tutti i rifiuti che vengono dati in mare, con la simpaticissima forma degli abitanti dei nostri mari, no? Dei pesci. Beh, questi sono rifiuti, tutto ciò che viene spiaggiato in spiaggia è regolamentato anche da norma importanti, che dopo viene classificato in buona sostanza come un rifiuto speciale. Cito il decreto salvamare di qua, che ha definitivamente chiarito questo. Le persone che vanno in mare possono raccogliere i rifiuti e i porti si devono adeguare ad accogliere, anche tutti i comuni si devono adeguare ad accogliere la spazzatura che viene raccolta in mare. Prima non si poteva fare, era vietato, e adesso grazie a questo decreto possiamo farlo. E ha dato vita questo decreto anche a tantissime iniziative di pulizia del mare, delle scogliere, no? Ci sono tante associazioni sui vari territori che si fanno avanti in forma proprio volontaria, che danno input continuamente. Anche noi l'abbiamo fatto sul nostro comune di Fano, Senigallia, qui nei dintorni, continuamente. Ma organizzare questi sit-in, questi eventi, è sempre difficile, perché rimane tutto sulle nostre spalle, dei semplici volontari, e spesso queste associazioni sono poco aiutate poi anche dalle amministrazioni, purtroppo. Questa slide qui, vedete, tappi di bottiglie, vetri, li abbiamo trasformati in pesce, ma in realtà sono rifiuti, è il frutto di rifiuti incontrollati, diventano una minaccia per i mari. Sappiamo bene, io ho fatto ho approfondito tanto questa tematica, anche delle plastiche, delle microplastiche, no? C'è uno studio ancora in atto che dice che le microplastiche in mare possono addirittura influire sulla nostra catena alimentare. Per una tartaruga in mare, un delfino, una plastica può essere, come dire, scambiata per cibo. È ancora in fase di studio tutto questo, ma potrebbe, si pensa che tutto questo, le microplastiche, possono arrivare anche sulle nostre tavole, e quindi attenzione.
Attenzione massima, Tommy. Io direi che la puntata è stata piena e noi potremmo continuare a parlare per un'altra ora almeno, ma siamo arrivati al termine. Sì. E quindi, Tommy, io direi di partire con il quizzone. Non abbiamo dato modo e spazio alle domande. Oggi siamo arrivati un pelino lunghi, ma quando l'argomento ci piace... Comunque risponderemo a tutti in separata sede, cioè nelle prossime ore cercheremo di dare comunque una risposta. Esattamente, quindi io direi di passare al quiz della giornata, che è veramente molto difficile, e come chiederei, siccome siamo molto cattivi, a Lorenzo, dopo la spiegazione di questa puntata, la gentilezza di leggere il quiz di oggi, che diciamo, ricordiamo che darà la possibilità. Quante domande avete preparato? Ah, un quiz da 10 domande, a risposta... Quindi mi aiutate. No. Ma la risposta la devo dare io? No, risposta è abbastanza ormai semplice. Ormai i nostri telespettatori sanno che la risposta, era una provocazione. La risposta giusta è una e è difficilissima sempre, sempre molto complicata. Avete scritto? Prego Lorenzo, puoi leggere. Domanda, che cosa significa bandiera rossa? A, forte vento. Risposta B, fa troppo caldo. Risposta C, condizioni meteo marine sfavorevole. E O, assenza del servizio di salvataggio. Ultima risposta, pericolo medusa. Difficile. Tosta. Quindi invitiamo a rispondere, vediamo chi sarà il più veloce della giornata. E detto questo, Tommy, io ringrazierei Lorenzo che è venuto per averci fatto compagnia in questa puntata, grazie per averci aiutato a diffondere queste 10 regole per un bagno sicuro. Io vorrei ringraziare per l'ultima volta Benevier, che è lo sponsor di questa puntata di In Salute. Grazie ancora a tutti i nostri telespettatori e ci vediamo venerdì prossimo.